16° round dell'MXGP, campionato mondiale FIM Motocross Loket, Gran Premio della Repubblica Ceca. Dopo la vittoria nella Ram Qualify di Lukas Koinen, si parte gara 1 dell'MX2 con la 12esima Oshot Fox di Sasha Koinen, che prende il comando davanti ad Adamo, a Evers, Lagenfelder e Darup, ma poi la caduta di Chambers, il pilota della Kawasaki, costringe la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa, interrompere la gara con Chambers che ha subito un trauma cranico. Nulla di grave per il pilota americano della Kawasaki, ma si riparte e ancora Sasha Koinen che conferma la 12esima Oshot Fox stagionale. Buon per i piloti della Husqvarna, che in gara 1 erano partiti malissimo, invece ora si ritrovano a ridosso delle posizioni di vertice. Nzinka è alle spalle di Lukas Koinen, poi Langenfelder ed Evers, con Lukas che va a guadagnare la posizione ai danni del fratello nelle primissime battute. Poi il confronto tra Evers, che riesce a passare Langenfelder dopo un paio di tentativi per il quarto posto. La scivolata di Koinen, di Sasha, dalla seconda posizione retrocede in sesta. Poi De Wolf che va all'attacco anche lui di Sasha, sta rimontando la tabella rossa numero 74 e guadagna il sesto posto. Evers invece va su Elzinka, il pilota Monster Energy Yamaha viene superato dal pilota KTM, che quindi continua ma poi scivola e retrocede in quinta posizione, con l'attacco invece della Triumph di Arrup all'attacco di Elzinka per la terza piazza. Evers riesce a recuperare ancora e supera Elzinka strappandogli la quarta posizione, con De Wolf che fa altrettanto passando il pilota Yamaha e quindi quinta posizione. Poi ancora la caduta di Sasha Koinen, era ottavo e fuori dalla gara, e poi la caduta di Adamo che stava recuperando bene, poi un taglio al fianco che si era già procurato nella warm up lo costringe al ritiro e a non partire in gara 2, mentre il confronto continua anche tra Arrup, che viene superato da De Wolf, terzo, e quindi la vittoria per Lukas Koinen, la quinta manche di stagione davanti a Langenfelder, davanti a Kai De Wolf, poi Evers, 14° Zanchi non partito bene con qualche scivolata, e 16° Tuani, come detto Adamo fuori e non riuscirà a partire neanche per la gara 2. E ci siamo, gara 2 della classe MX2 Loket, Gran Premio della Repubblica Ceca. Dal centro del cancello guadagna la sua terza Oshot Fox stagionale Liam Evers, davanti a Reisuli, Sarrup, McLean, Langenfelder, con un attacco subito da parte di Langenfelder che va a guadagnare la quarta posizione ai danni della Triumph di McLean. Poi dal drone vediamo l'attacco e positivo per Arrup, che guadagna il secondo posto sulla Yamaha Monster Energy di Reisulis, e poi Evers che cade, era al comando e con la partenza immediata con Arrup che lo supera, ma poi subito la riconquista della prima posizione da parte del belga della KTM, con invece l'attacco di Langenfelder nei confronti di Arrup, che riesce al tedesco e conquista quindi il secondo posto, con De Wolf che va ad attaccare anche lui Arrup per strappargli la terza piazza, con Lukas Koinen che fa altrettanto qualche curva dopo nei confronti sempre di Arrup per il quarto posto. Poi Evers attaccato da Langenfelder, il tedesco della GasGas riesce a guadagnare il vertice, con invece il confronto in casa Husqvarna che vede Kai De Wolf riuscire a resistere a Lukas Koinen, che poi scivola e ripartirà in sesta posizione, era quarto. Poi un lancio lunghissimo per Kai De Wolf, la risposta di Evers per la seconda posizione, e quindi ancora il tentativo da parte della tabella rossa dello Husqvarna, che riesce a guadagnare il secondo posto dopo al terzo tentativo di attacco, e poi ancora deciso nei confronti di Langenfelder, quindi Kai De Wolf passa al comando e prende la prima posizione, con Lukas Koinen
che riesce a superare Mikarup, quindi quarto posto per Lucas, il vincitore Kaide Wolf, l'ottava manche di stagione e tredicesima manche in carriera per il pilota tabella rossa davanti a Langenfelder, Evers e Lucas Coyle, ancora un dodicesimo posto, ancora dodicesimo Zanchi, sedicesimo, ancora un sedicesimo posto per Tuani, peccato per Zanchi che non ha avuto un ottimo avvio, ma intanto c'è De Wolf che fa la sua, la sesta vittoria in carriera, la quinta di stagione davanti a Langenfelder e Lucas Koenen sul podio, e guadagna ora 46 punti di vantaggio nei confronti di Lucas Koenen e 66 su Langenfelder. Purtroppo a vuoto il punteggio di Andrea Adamo, ma andiamo a sentire la felicità del vincitore. Sì, ero molto emozionato sul podio perché ho pensato al 2018 quando ho perso il titolo della Junior, che tra l'altro si è corsa oggi, la Junior 85, e poi ero arrivato secondo, quindi ottenere questo risultato è incredibile. Ringrazio la squadra per il grande lavoro che stanno facendo. Siamo alla Masterclass MXGP Gran Premio Repubblica Ceca. Dopo la vittoria nella Ram Qualifying di Team Geyser si parte gara 1 della MXGP con l'Allshot Fox conquistata dalla Kawasaki di Sewer, la quarta stagionale, e lui si mette tra i tre litiganti per il mondiale Prado, Geyser e Derlins, che sono tutti alle sue spalle, ma c'è anche Paturel, partito bene il francese della Yamaha De Betz, che però resisterà poco agli attacchi. Primo ad attaccarlo è Prado, poi anche Geyser farà altrettanto e poco dopo anche Herlins riuscirà ad avere la meglio nei confronti di Paturel, mentre guadagna la leadership Prado nei confronti di Sewer, e poi l'errorino di Geyser che permette ad Herlins di superarlo, un Herlins inarrestabile che va ad attaccare subito anche Jeremy Sewer guadagnando la seconda posizione, poi anche Geyser riuscirà a fare altrettanto nei confronti dell'elvetico che tenta la risposta, ma la traiettoria più pulita da parte della Honda HRC fa sì che ci sia il sorpasso di Geyser, mentre c'è il sorpasso anche di Herlins nei confronti di Prado con Vlaanderen che ha la meglio con il suo numero 10, la sua Yamaha Monster Energy, nei confronti del numero 6 di Paturel, e poi ancora il ritorno da parte di Romain Febvre, ritornato alle gare dopo 4 gare di assenza, che supera e dà la meglio nei confronti di Paturel stesso, con la vittoria per Geoffrey Herlins, 200esima manche in carriera per lui, ottava dell'anno, davanti a Prado, Geyser, Sewer, Vlaanderen, con i nostri ottavo Guadagnini, bravo, quindicesimo Monticelli, poi Forato, sedicesimo, diciassettesimo Buonaccorsi, fuori purtroppo Tropepe dopo l'ottima manche di qualifica in decima posizione. Ed è l'ultima manche della giornata del tredicesimo round del MXGP Gran Premio della Repubblica Ceca con la dodicesima Allshot Fox stagionale per Jorge Prado, che prende il comando davanti a Vlaanderen, davanti a Geyser, Sewer e Febvre, con la caduta lì all'esterno della prima, della seconda curva per Herlins, che ripartirà attardato con Prado al comando, poi Geyser che ha avuto la meglio su Vlaanderen, e Herlins che dopo aver già raggiunto la dodicesima posizione cade con il contatto sulla ruota posteriore di Buonaccorsi, ripartirà ancora attardato, mentre c'è il confronto tra i due svizzeri con Sewer che ha la meglio su Ghio, e mentre Sewer va ad attaccare con decisione Bogers, niente da fare per Bogers che termina a terra, con Herlins che ora invece va all'attacco di Sewer per il quinto posto che riesce a conquistare il pilota della KTM, poi invece Geyser che prima supera Prado, Prado tenta la risposta gomito a gomito, la decisione di Geyser molla lì Prado, che quindi rimane in seconda posizione con il Herlins che va ad attaccare e superare Romain Febvre per il quarto posto, con ancora Herlins che nelle ultime battute tenta di attaccare il connazionale con il numero 10 Vlaanderen, un paio di jolly giocati per lui, con alle spalle Koldenhoff, ancora un tentativo d'attacco, la resistenza della pilota Yamaha Monster Energy numero 10 Vlaanderen, e la vittoria per Geyser, la 89esima manche in carriera
per lui la quinta manche dell'anno davanti a Prado, Vlaanderen, Herlings e Febvre, undicesimo Buonaccorsi, quindicesimo Forato, sedicesimo Guadagnini, ventesimo Monticelli, come detto non era partito Tropepe, mentre quindi Geyser mantiene la leadership con 48 vittorie in carriera, terza stagionale, davanti a Prado ed Herlings, 36 punti di vantaggio su Prado e 55 su Herlings, quindi la conferma della tabella rossa nelle mani del pilota HRC, premiato prima dal presidente Viegas, poi da Antonio Le Portella, e andiamolo a sentire. Sì, è stato strano riuscire a vincere qua, perché è una pista che non mi è mai piaciuta, non sono mai riuscito ad avere grandi risultati, e quindi direi dopo tanti anni di tentativi ci sono riuscito, quindi un enorme grazie, abbiamo fatto tutti molti passi in avanti con la squadra e con la moto, e ora appuntamento per il Gran Premio delle Fiandre con l'Hommel, il grandissimo motocross di MXGP.